se va tutto bene. Ciao! Ciao! Ciao, benvenuta! Mi senti? Sì, te mi senti? Sì, ti sento. Ah no, dicevo, non sono in vacanza. Ah, non sei in vacanza? Ah, allora ho capito male. Ho capito, ah, allora niente. E ho detto una cagata, va bene. Ti auguro di andare in vacanza più presto, allora, anche a te. Speriamo, vabbè, qui dove sto io, diciamo, c'è il mare, sembra di essere in vacanza lo stesso, dai. Ah, beh, sì, tu sei di Livorno, giusto? Sì. Sei livornese? Sì. Allora sì, dai, lì da quelle parti c'è un bel mare. Sì. Benvenuta. Vai. Benvenuta in questo, chiamiamolo, canale. Canale, proprio un canale, perché non si può dire che sia ancora un mare. È proprio un piccolo canale. E come dicevo prima, questo progetto è nato per dare voce a voi atleti, soprattutto per conoscervi. A me piace conoscere anche persone nuove e soprattutto di grande spessore, soprattutto umano, e che possano dare dei suggerimenti, dei consigli sulla base della propria esperienza. Quindi benvenuta. Grazie. Niente, io di solito chiedo sempre a tutti quanti: quante ne avevi quando sei partita negli sport da combattimento? Nel tuo caso nell'MMA, forse avrei iniziato da qualcos'altro. E soprattutto, perché hai iniziato? Come mai? Allora, io ho iniziato quando avevo 17 anni, quindi quest'anno ne faccio 25, quindi sono 8 anni fa. E ho iniziato dopo, insomma, un bel po' di anni di pallavolo, quindi uno sport di squadra. E lo sport di squadra mi era diventato un po' stretto, ecco, non mi ci ritrovavo più. Quindi quando ho smesso la pallavolo, ho deciso di andare a fare uno sport singolo che comunque mi potesse permettere di continuare l'agonismo, perché iniziare uno sport a 17 anni, insomma, ero già abbastanza grande. E quindi niente, ho provato grappling, MMA e kick, e sono partita. Quindi sei partita e non ti sei più fermata, perché sono 8 anni. Tra l'altro hai avuto anche un percorso molto molto bello, sei già in Bellator, quindi complimenti. Grazie. Questo sì, sicuramente, perché in poco tempo hai raggiunto già ottimi risultati. E nella tua vita, ecco, parecchio studiato, parecchio studiato, e a crescere sempre, mai andare indietro, a crescere anche piano piano, però sempre, appunto, sempre in crescita e sempre con la testa di andare avanti. Con la costanza, soprattutto. Sì. Perché nei vostri sport ne serve tanta, sicuramente. Esatto. E diciamo, hai avuto delle esperienze particolari che ti hanno portato dopo la pallavolo a iniziare a fare sport da combattimento? Cioè, tu eri un agonista sicuramente dentro, quindi, però come ti sei avvicinata? Nel senso, avevi qualche idolo, qualche cosa in particolare? No, diciamo che i miei amici lo facevano. Cioè, era un periodo dove provavo a vedere dove ero un po' più portata, quindi avevo provato anche il pop, però è abbastanza lungo, quindi ci ho rinunciato quasi subito. E poi quando ho provato la lotta, ecco, mi è subito piaciuta, perché comunque venivo da un'esperienza, vabbè, di ginnastica artistica, dove non ero un granché prima della pallavolo, ma comunque mi ha dato dei movimenti che poi mi sono rimasti, e nel grappling mi sono serviti tanto e hanno fatto la differenza. Tra l'altro c'era Dario Morello, che sicuramente conosci, che infatti mi chiedeva di chiederti, appunto, ma sei più una striker o una grappler? Ho detto, questa è una domanda tecnica, sicuramente ci risponderà, ma hai quasi già risposto. Sì, allora, diciamo che sono partita dalla lotta, dal grappling, dal Brazilian. Però ora, ultimamente, negli ultimi anni, mi sono dedicata di più allo striking, lasciando un pochino meno la lotta, ecco, dove mi sentivo più forte. Beh, sì. Comunque, sempre un modo, come dici tu, per crescere in continuazione. Quindi questo è sicuramente uno dei motivi. E, nel quotidiano, adesso che, diciamo, ti sei fatta conoscere,
come lo affronti? Nel senso, adesso ti conoscono tutti, bene o male, e ho visto che sei molto attiva anche dal punto di vista verso l'autodifesa, quindi sicuramente hai avuto dei valori in questa esperienza che stai già trasmettendo a 360 gradi, da quello che riesco a vedere. Sì, diciamo che vabbè, questa è una cosa che avevo detto da quando ho iniziato. Quindi, però, essendo agli esordi, ho deciso di portare, cioè, di continuare a crescere nella mia carriera, di portare avanti il mio sport e di imparare il più possibile. E, nonostante tutto, ora devo imparare tantissime cose, però di conseguenza ho tante cose da insegnare, ecco. Quindi ho deciso di dedicarmi anche a questa cosa, di dare delle lezioni private a ragazze, Che io di... supporto, come con Sì. tutti voi, tutte le belle idee e positive. Soprattutto alle ragazze, quelle di normali che non fanno sport da combattimento. E devo dire che si divertono molto, nonostante, cioè, si fa soprattutto un allenamento. Faccio fare i colpitori, faccio fare tecniche sui pao, però oltre a imparare si sfogano anche, quindi le vedo in generale sono contente, poi dopo stanno bene, ecco. Ah, infatti, tra l'altro in questi periodi si sentono tante tematiche, appunto io mi è capitato appunto di trattare e voglio trattare sempre questi argomenti perché come ho detto voglio far capire intanto i valori che ci stanno dietro gli sport da combattimento, ma come possono risolvere problemi come anche il bullismo, la violenza verso le donne, avere la consapevolezza diciamo delle proprie forze per poter avere anche consapevolezza in se stessi, soprattutto per una donna, una ragazzina, una ragazza, questo è importante. Quindi Vabbè, diciamo che naturalmente non si annientano cose con no, delle... questo no. Però sicuramente dà un contributo alla società, a queste ragazze che magari non hanno molta sicurezza in loro stesse, quindi potrebbe essere qualcosa in più che le potrebbe aiutare in un giorno o un altro, in una situazione estrema anche, no? Si è visto anche qualche episodio, diciamo, dove appunto in qualche situazione estrema le arti marziali hanno aiutato veramente a problemi ben più grandi, fortunatamente anche recando danni a chi aveva cercato anche. È successo anche a Modena, non so se io sono di Modena, siamo di Modena, quindi era successo che una lottatrice, una kickboxer molto famosa, li ha menati tutti e ha salvato anche il suo ragazzo, già che c'era, perché... Questo già è andato sul giornale, quindi diciamo almeno quello. La kickboxer professionista, quindi è andata veramente male, ecco, a questo altro. Sì, penso fosse anche più di uno, quindi a questi è andata male. Quindi mi raccomando, attenti perché si prendono, quindi non ci provate nemmeno. Bravo, però Soprattutto. in una situazione dove non c'è la kickboxer professionista, magari, ma c'è la ragazza semplice che forse ha preso qualche lezione di kickboxing o di MMA, anche se non si ribella agli scippatori o Esatto. magari rimane lucida e consapevole situazione dove in generale lucida non rimani, no? Quindi magari puoi scappare, puoi vedere dov'è l'uscita per andare via, puoi tirare un colpo per scappare. Esatto. Esatto. Anche perché, come diciamo sempre, la risposta non deve essere una violenza verso una violenza. Ma deve essere soprattutto, come dici te, una consapevolezza, una lucidità in più che questi sport danno per poter affrontare dei problemi. Quindi scappare, appunto, è una delle soluzioni migliori sempre per evitare qualsiasi problema in più, possiamo dire. Esattamente. Quindi il valore più grande che ti ha lasciato questo sport fino ad oggi qual è? Il valore più grande vabbè, sicuramente la sicurezza in me stessa, quello lo metto in primo piano perché anche io all'inizio, prima di fare questo sport, come mi vedete ora,
Ero una ragazzina piena di insicurezze che non affrontava la vita nel modo giusto, anche se ero sempre piccola, però vedo la differenza tra me e le ragazze che se l'hanno con me, che magari hanno già 17 anni, 18 anni, che lo fanno già da un po'. E sono molto più consapevoli, molto più mature anche, essendo andate già a fare delle gare, avendo già affrontato delle sfide, ecco. E quindi sì, la sicurezza e la voglia di vivere, di stare bene, quello. Beh, questo è un grandissimo valore. Grandissimo valore. Quindi hai fatto bene a dirlo perché questo deve passare sicuramente come messaggio per tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutte le ragazze e ragazzi che ci stanno ascoltando, perché non è un problema solo delle ragazze, è l'insicurezza in se stessi. E io stesso ho iniziato gli sport da combattimento, poi non sono diventato un professionista, ho scelto altre strade, diciamo, altri sport anche, sono arrivato anche tardi, però anche io me stesso ero insicuro, quindi la prima cosa che mi ha insegnato anche a me è stata la sicurezza in me stesso, quindi poter reagire, come dicevi prima, con lucidità e non più magari chiudendomi in me stesso. Certo. Quindi questo già aiuta già tanto, tantissimo. Certo. Esperienza. Vivere anche la voglia di andare, di fare, se succede un problema, di non fermarsi lì a piangerti addosso. Esatto. Secondo me, ecco, cioè, sono proprio cambiata completamente. Ho visto, guardavo delle foto vecchie di com'ero e mi ricordavo, no? Un po'. Chiara Penco 2.0 sei diventata. Beh, bene, benissimo. Beh, cos'altro potremmo dire sicuramente? Ecco, una cosa che chiedo anche questo spesso, se tu hai avuto, ahia, ho dato una botta, mi sono ammazzato. E di solito chiedo, verso le nuove generazioni, quindi anche i ragazzini, ci sono tanti pregiudizi, no? Legati a questi sport da combattimento, soprattutto verso le ragazze, perché viene visto ancora oggi come uno sport per adulti, per ragazzi, per persone che in realtà non è così. E tanti vediamo appunto che ci provano a far passare questi messaggi, cioè che non è uno sport né da ragazzi né da adulti, cioè i bambini traggono benefici di cui abbiamo parlato proprio prima e le ragazze soprattutto anche altri benefici. Tu verso, diciamo, i bimbi, hai avuto qualche esperienza nella tua, diciamo, nella tua palestra? Ci sono tanti bimbi che frequentano, vorresti che fossero di più? Allora, diciamo che in palestra a me ci sono più bimbi che ragazzi grandi, ecco. Abbiamo un gruppo dai 4 ai 6, che sono quelli più piccoli di tutti, che erano, ora dico il fatto del Covid, che ci siamo tutti a settembre, comunque erano un gruppo di 20 bimbini, che si divertivano, e un altro gruppo che facevano kick, e un altro gruppo, un'altra cosa, che facevano grappling, BJJ, per l'MMA, diciamo. Giocavano sempre, quindi non è che si stavano. Non Esatto. li mettevamo a lottare. A volte ho fatto lezione anch'io quando mancava Massimo. E mi ricordo che lui mi disse: "Guarda, Chiara, l'unica cosa, non ricordarli che sanno finalizzare, perché se no questi lì si strozzavano a vicenda." Quindi abbiamo fatto lezione e questi, vabbè, a parte che imparano tutto in fretta, sono fantastici, e poi si Anche divertono. il coordinamento, io ho visto il mio bimbo che ha 6 anni, aveva iniziato a fare. Com'è? Cosa fa il tuo bimbo? Aveva iniziato a fare taekwondo. Infatti lo vedevi lì che si buttava, calci di qua, calci di là. Però quando li iniziava a dare dalla prima volta, la prima lezione, lo vedevi tutto scordinato, che non si capiva niente. Però poi dopo, già dopo 2 o 3 lezioni, lo vedevi che si impegnava, si metteva lì, tac, così che urlavano perché. Secondo me insegnano anche a sfogare
diciamo, il di dentro, no, del bambino, quindi era molto, molto esaustivo anche per i bimbi, era bellissimo. Poi lui, come tutti i bimbi, è molto volatile, quindi cambia idea facilmente, poi voleva iniziare a fare karate, poi iniziare a fare calcio, poi nuoto. I bimbi a 6 anni sono molto imprevedibili, però avevo già visto la differenza. È uno degli sport da fargli provare almeno una volta. Poi, se il bimbo non è portato, se il bimbo non gli piace, vuole andare via, ok, bene. Però almeno una volta, sia da quelli dai 4 ai 6 anni che da quelli più grandi, cioè io sto parlando anche dei 15 anni, dei 16 anni, tutti, secondo me, almeno una volta nella vita dovrebbero provare per vedere come si sentono e per vedere l'approccio anche al contatto fisico. Perché anche non siamo abituati in generale, no? A toccarsi, a sentirsi come quando si lotta. Quindi bisognerebbe tutti, ti ho detto almeno una volta, fare. E questi ragazzi non provano, non hanno voglia e si condizionano spesso tra loro. Magari vanno a fare lo sport che fanno tutti, ecco, se una ragazza va, allora forse le altre la seguono. Sì, c'è molta emulazione. Sì, infatti abbiamo avuto anche un bel gruppetto di ragazze di kickboxing dai 16, 15, 17, insomma, che non avevano intenzione di fare gare, perlomeno, però si divertivano, stavano tra di loro, si sfogavano e erano un bel gruppo. Bello. Sono questi i messaggi che devono passare. Se ci sono genitori in diretta, sicuramente fate provare almeno una volta un'arte marziale, uno sport da combattimento, perché comunque all'inizio è tutto divertimento, non c'è contatto, come si può vedere, no? Come fa vedere nei film che la gente si ammazza, ma non è così. È No, ma anche tutto divertirsi. dopo il divertimento, cioè per quanto riguarda gli amatori, Molto tempo, infatti. ci sono noi, per esempio, si impara le tecniche, si suda tanto e ci si sfoga per quanto riguarda gli amatori. Poi, gli agonisti, i professionisti, è un discorso a parte. Quello Esatto. quando bisogna preparare un match. Quando c'è da soffrire, si soffre e si sente che si soffre, per amor del cielo, ma non ha niente a che vedere con quelle persone che lo fanno tanto per ritagliarsi un'ora dove non sono loro, dove non sono le persone d'ufficio, dove non sono le ragazzine che vanno a scuola, ma siamo tutti uguali, tutti insieme e si impara. Esatto. Battimento, punto. Tra l'altro, io sono uno di quelli che alza sempre la mano e dice: ci vorrebbe un ring a lavoro. Perché mi sembra che avevano fatto anche una serie dove c'era appunto la soluzione dei problemi, no? Subito dopo l'ufficio o il lavoro. Io infatti metterei un ring, una sala, solo per sfogarsi, ma anche solo per sfogarsi, non per forza per menarsi, no? Con un sacco, tanta gente risolverebbe un sacco di problemi anche da soli, anche solo allenandosi con gli altri. Poi c'è un collega con cui sta simpatico, poi lo porti sopra il ring. Esatto, proprio, 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 si può fare l'eccezione. Una cosa che mi viene da chiederti, ma nel mondo dell'MMA che hai scoperto e in cui sei, c'è qualcosa, soprattutto anche nella tua esperienza, che cambieresti oppure, diciamo, o che cambieresti anche nel mondo dell'MMA? C'è qualcosa in particolare che ti turba oppure che, non lo so, la butto lì? Senti, che cambierà nel mondo dell'MMA, soprattutto in Italia, ci sono diverse cose, soprattutto da migliorare, ecco, più che da cambiare. Dai management alle promotion, insomma, c'è abbastanza disorganizzazione anche per quanto riguarda i conflitti tra palestre. Abbiamo un po' una mentalità un po' più chiusa rispetto all'estero perché è uno sport in via di sviluppo qua in Italia, quindi bisogna anche renderci conto e accettare questo fatto, no? Che è uno sport
via di sviluppo e quindi bisogna andare avanti, progredire, imparare dall'estero, perché noi non sappiamo tutto. E se vai in America sanno tutto, Sì, forse. è vero. Ma Però qui no. forza, infatti, bisogna, se c'è anche qualcuno adesso appunto in questo mondo, ragazzi, lottiamo tutti quanti insieme. Io dico sempre, cerchiamo di essere tutti sulla stessa barca, noi chiamiamo la barca dei pirati, perché tutti insieme si vince. Da soli, se rimaniamo con la mentalità italiana che ognuno deve fare il suo orticello, ognuno deve fare la sua prima cosa, non andiamo da nessuna parte. E facciamo fallire un bellissimo progetto sportivo. Che sta cercando appunto anche le MMA stanno cercando di essere riconosciute anche come sport a tutti gli effetti. Quindi se andiamo tutti nello stesso verso, magari ci si arriva. Esattamente, cioè io penso di avere una missione, ecco, tra virgolette, no? Che è quella di dare anch'io il mio contributo in questo mondo, nel mondo dell'MMA, di farlo conoscere, di portare avanti il più possibile nelle mie capacità, Esatto. attraverso la mia immagine, attraverso quello che faccio. Ora devo andare a vincere gli incontri, perché se no si va da tutte parti, se però. E quindi ce la sto mettendo tutta, però magari ci sono alcune persone che non capiscano che questo non è solamente un fattore egoistico che parla solo di me. Io sto cercando di portare avanti uno sport, un movimento come Esatto. Sakara l'ha fatto lui in prima persona, altre persone lo stanno facendo. Tutti bisognerebbe dare il nostro contributo se per davvero ci teniamo a questa cosa. Esatto. Al di là dello sport che facciamo, ma appunto per tutti gli sport da combattimento, perché è proprio così, ripetiamolo, cioè andiamo tutti verso la stessa direzione e ci arriveremo e ci saranno benefici per tutti. Io adesso mi metto in mezzo perché il mio canale cerca di promuovere gli sport da combattimento proprio anche da questo punto di vista, non solo dei valori, ma anche, cioè, perché se ci sono i valori, c'è tutto, ci sono gli atleti, c'è la passione, ma poi alla fine casca giù tutto per terra perché il castello sotto le fondamenta erano marce, abbiamo finito tutti di giocare, di parlarne, quindi assolutamente sì. E nella tua carriera c'è qualcosa che cambieresti? Dove? Scusami. Nella tua carriera c'è qualcosa che cambieresti o nella tua vita? Cioè, sicuramente inizieresti prima. Ah, quello sicuramente. Però guarda, io penso che è stato bene così, perché magari se iniziavo tanto prima, magari smettevo, non lo so, come magari. Magari non era neanche il momento, magari l'Italia non era pronta per Chiara Penco. Adesso Esattamente. magari sì. Sì, no, io non cambierei niente, nonostante le scoperte anche che ho avuto, perché sono quelle che mi hanno portato a essere quella che sono e che ora mi porteranno a essere ancora di più, e sono sicura. Quindi anche tutte le esperienze che ho avuto, indipendentemente dalle sconfitte, perché poi si guarda solo il risultato, no? Sì, ma E quello non è così. si deve mettere in. E che il giorno dopo una sconfitta non è mai un bel giorno, ma non perché per la sconfitta in sé, ma per tutte le persone che poi ti vengano contro, no? E soprattutto vengono contro anche alle persone che ti hanno preparato, è quello che annoia. Però cioè, io so come funziona, so che è così e non mi interessa, sinceramente. Sono pronta a affrontare altre sfide, spero di Ma combattere. sì, qui bisogna concentrarsi sugli obiettivi finali, come hai detto tu, non su quello che avviene ogni giorno. Se uno ha un obiettivo, si deve focalizzarsi su quello. E soprattutto perché l'obiettivo deve essere quello che venga intanto le MMA riconosciute come sport, così e sarebbe già un grande traguardo. Poi, dopodiché, che l'atleta non è che ha la colpa del proprio, diciamo, dell'esito di un incontro, perché alla fine dei conti non è una colpa. Da lì si riprende, se c'è un buon coach, una buona squadra dietro, si riprende e si vince ancora più forte la volta dopo. Io la penso così.
Sì, vabbè, quello se sei d'accordo. parte perché no, vedi anche come ci si accanisce sui giocatori, quello è normale, fa parte. Scusami. Ah, ci sei, ci sei. Sì. Dicevi, quello fa parte del gioco. Sì, dicevo, in primis, bene te, bisogna portare avanti questo movimento, far riconoscere l'MMA e soprattutto riconoscere qualcosa agli atleti, portare avanti gli atleti, perché Esatto. abbiamo bisogno di aiuto. Scusa, mi stava Ogni chiamando. tanto parte, sì. No, non ce la facciamo se no. Ora io non sto parlando di me perché comunque me la sono sempre cavata e sono partita che nessuno mi aiutava, nessuno ci aiutava, quindi abbiamo iniziato a cercarci sponsor per conto nostro, a farci la nostra carriera, a portarla avanti, ma non dovrà essere sempre così. Gli atleti avranno No, esatto. di un aiuto per portare avanti lo sport. Sì, perché è vero che adesso nel 2020, abbiamo detto anche l'altra volta, nell'ultima diretta, la miglior promotion per un atleta è se stesso, però un atleta non può fare poi per sempre la fatica doppia, dico io, perché cioè, se l'Italia riconoscesse questi sport come riconoscono il calcio, ad esempio, no? A livello mediatico e tutto, diciamo che se inizia a girare un po' tanta roba intorno, l'atleta si preoccupa solo di allenarsi, si preoccupa di arrivare ai propri obiettivi personali e tutto il resto è una conseguenza. Quindi dobbiamo arrivare a quello. Per i ragazzi giovani che magari siano come amatori a fare il kickboxing, che adesso non si vedano un futuro in questi sport, Infatti, non solo infatti. per tutti i professionisti che hanno smesso perché dovevano andare a lavorare, e Esatto. quanti ne conosco, con quanti magari mi sono ritrovata a parlare a ore. E a dirgli no, ma ce la possiamo fare, ma ce la possiamo fare, quando capisco benissimo che una persona ha bisogno di andare a lavorare perché non gli dà da mangiare. Ci sono tantissimi esempi, hai detto bene, tantissimi esempi di questo. E campioni del mondo, pluricampioni del mondo che adesso si ritrovano dimenticati perché poi alla fine è così, sei quasi dimenticato, quindi Non fanno più e niente. non fanno più niente, non fanno più niente. E per passione, magari perché gli è rimasta la passione e la voglia di darci dentro ancora, si mettono a fare corsi, si mettono a fare, diciamo, solo per cercare di invogliare altre persone a fare quello che hanno fatto loro, sperando appunto che per loro il futuro possa essere migliore, però c'è bisogno dell'aiuto di tutti gli atleti, soprattutto adesso appunto ricordo, adesso non so se questo è il caso, però ricordo Marco Scalia che mi ha detto io forse ho accettato la borsa non troppo piena e molto vuota, e forse ho sbagliato anche io, però diciamo che se tutti ragioniamo appunto nel non, cioè tutti voi atleti intendo, se tutti ragionassero dicendo no, io ho un valore, questo è il mio valore, e il mio valore è pari al suo e a quello di tutti gli altri, no? Di un movimento che si rega attorno a questi sport, sicuramente, come dicevi te, le promotion, gli sponsor iniziano a volare un po' più basso e dire bene, riconosciamo quello che c'è da riconoscere a questi atleti e non li spremiamo solo e basta come potrebbe capitare. Non lo so, magari perché, Non lo so, eh. sai, capisci che anche le promotion, non avendo un pubblico poi vasto, non riuscendo a vendere tanti biglietti come può essere una promotion importante, anche loro, comunque, il loro budget è limitato, no? Ah, sì, immagino. Io capisco anche loro, però è Sì. il cane che si morde la coda. Perché se ognuno fa il suo interesse, poi non si ottiene niente, è quello il problema. Esatto, bravo, proprio quello. E qua ho visto che ci sono delle persone che se voglio rispondere a due domande che sono anche sensate. Certo. E, allora, ad esempio, Giuseppe Russo che ho conosciuto tra l'altro ultimamente, è un massaggiatore sportivo
oltre che a tante altre belle cose con cui collaborerò in questi giorni, lui chiede: ma oggi in che percentuale influiscono bravura e management nella carriera di un atleta? Influisce di più un management o la bravura? Ma sicuramente la bravura influenza di più, perché poi In Italia, diciamo, stiamo parlando dell'Italia, ovviamente. il management poi viene da solo, ne puoi cambiare quanti te ne pare poi nella vita, non è quello importante. Però se non sei, se non c'è la bravura, se non c'è la determinazione, non vai da punte parti. Esatto, ok. E dice un'altra persona, Matteo Cappai, dice: una persona non talentuosa, allenandosi duro, può arrivare, probabilmente dice, a una carriera come potrebbe essere la tua se non è talentuoso? Sicuramente sì, cioè il talento, ci sono alcune persone che magari lo vedi subito e subito già sono portate, ma se poi non hanno la testa per montare sul ring e tenere duro per 5 minuti, per 3 round un match, è inutile avere il talento, allora è meglio quello Esatto. che ha la testa più dura e magari tecnicamente è meno forte. Alla fine io parlai anche con... ai suoi tempi, con l'head coach della top team, dell'American Top Team, con Conan, e lui disse che preferisce 100.000 volte una persona testa dura, ma che tecnicamente non è il massimo, che uno che è bravissimo, però di testa va giù facilmente. Claro. E un'altra domanda che fanno è: cosa volevi diventare da bambina? La veterinaria. Ah, veterinaria, grande, grandissima. Però poi c'era da studiare troppo, sono rinunciato. Vabbè, la passione per gli animali, questa è una grande cosa, e che caratterizza tra l'altro le persone più buone e le persone più umane, quindi grande. E non so, qua qualcuno chiede: tu di cosa ti occupi? Forse parlano di me, ma io mi occupo di rompere le scatole agli atleti ultimamente. Sono dipendente di un'azienda privata e per passione mi sono messo a fare, dopo una grande influenza, l'influencer, quindi diciamo così. Come? Un'azienda di che tipo? Ah, un'azienda che opera nel campo aerodinamico, quindi io sono praticamente un responsabile di un progetto che è quello del miglioramento continuo. Quindi, quale migliore occasione per estendere il miglioramento continuo anche verso una passione che ho, che comunque c'è, che è quella di sport da combattimento, praticando kickboxing, ho sempre fatto qualcosa, no? Di pugilato, kickboxing, jeet kune do, ho fatto un po' di insalata. Quindi, vabbè. Però l'importante, mi dici te, è provare e poi dopo magari con costanza andare comunque per quella strada. Certo. Niente, Chiara, io ti dico, non ti voglio far perdere tanto altro tempo, io sicuramente ti ringrazio. Se tu hai qualcosa da voler aggiungere, se vuoi lanciare un messaggio, l'altra volta ho lanciato io delle ciabatte, non trovo le ciabatte, se no ti lanciavo la ciabatta. E se tu vuoi lanciare un messaggio, lo accogliamo e poi dopo. No, ma messaggio, sai, Ne abbiamo lanciati tanti ormai, quindi. ho abbastanza espresso tutto ciò che Sì, penso. praticamente tutto. Secondo me la cosa fondamentale è non perdere mai la speranza in ciò in cui credi, ecco. Nonostante che tante persone ti diranno che non ce la farai, cioè di non ascoltare nessuno, perché... Non ascoltare nessuno, andare avanti per la propria strada, è già un bel messaggio. Esattamente, sì. Quello mi è tornato utile, ecco. E l'ho imparato negli anni. Bene, ottimo, ottimo messaggio. Grazie Ingrid, vedo che dice stupenda diretta, Maliche. Sai, quando si parla di cose, diciamo, vere, reali e con passione, non può che venire un'ottima diretta. Ok, allora, quello che volevo dire alle persone che magari si sono collegate adesso, visto che comunque sia, mi dispiace un po' del fatto che non avendo tanti follower non posso trasmettere tanto a tanti di queste dirette. Seguite Chiara Penco, seguite Pugile da Tastiera, mi raccomando, fate il follow così
mi faccio un po' di promozione, ma solo perché per poter arrivare a tanti con questi messaggi serve, solo per questo. Grazie mille, bella diretta, mi sono piaciute le domande, perché sono state le solite che mi fanno sempre, ecco. No, adesso io ho aperto tre, diciamo, mini progetti che sono questo per conoscervi, soprattutto per far conoscere a tutti questi sport e voi atleti, perché ve lo meritate. Il secondo è quello che per dare un po' di brio anche al canale, perché sono diretta e la gente sta dormendo, e se non è in diretta, la diretta non se la riguarda, È perché vero. diventa, non è più una diretta e quindi è noiosa. Ho messo su, diciamo, i vostri contributi, quindi se tu avrai voglia e tempo di poter dare qualche contributo, non so, ci sono un po' di argomenti che magari ti passo o qualcosa che vuoi anche solo tu trasmettere come tua esperienza, ad esempio, come potrebbe essere cosa non deve mai mancare in palestra a un atleta, cosa non deve mai fare, tutti questi argomenti un po' così, no? Cose che possano essere utili per tutti, soprattutto per non sbattere la testa contro delle cose dove si è già sbattuto qualcuno, e quindi qual è il miglior aiuto di questo, no? Per tutti. E poi la terza cosa è quella che partirà, ti dicevo prima, con Giuseppe Russo, il ragazzo che ha fatto prima la domanda, il massaggiatore sportivo, che è quello di dare qualche contributo anche dalla sua parte, appunto, far conoscere che cosa sono, ad esempio, i massaggi sportivi, che influenza hanno, perché c'è un po' di ignoranza, ma anche da parte mia, quindi sono molto curioso di questo. E quindi vedere un pochino anche dal punto di vista benessere dell'atleta e di tutti quanti cosa ne può saltare fuori. Poi domani, tra l'altro, ci sarà una chiacchierata anche con MMA24, quindi scopriremo anche come sono nato un po' l'MMA in Italia e vedremo anche un pochino, visto che io sono un pugile da tastiera, non ne so un cacchio, Bene. e mi faccio un po' di cultura. Ho sempre fatto, ma sinceramente di andarmi a guardare, a leggere, a studiare non ci ho avuto tanta voglia. È sempre stata una cosa molto più fisica e pratica che teorica per me. Ma questo mi. Storia di tutti, giustamente. Infatti. Però almeno dà un contributo in più, perché la curiosità è quella che serve in tutto nella vita, e quindi spero che siano tutti curiosi. Grazie mille. Grazie mille a te, Chiara, è stato un piacere. Buon appetito, se non hai già mangiato, sicuramente no. No, vado in palestra ora. Ciao, Ah, ecco, andate in palestra e poi mangiate. ciao a Ciao tutti. a tutti, grazie mille, a presto. Bene, ragazzi, ragazze, avete visto, no? Grandissima campionessa di vita. Quindi, buon allenamento, Chiara. Volevo vedere qua, ma che cavolo è successo qua? Ah, c'è la colonna sonora che non era partita. Mi raccomando, ragazzi, se avete delle altre domande che volete pormi, vabbè, insomma, avete capito? Me le potete scrivere tranquillamente, riesco ancora a rispondervi, quindi anche verso a qualcosa per il futuro, no? Quindi se avete suggerimenti, se avete qualsiasi cosa che vi passa per la testa, scrivetemelo tranquillamente. Io adesso vi saluto perché si sono fatte le 7:15. Ok, la diretta verrà ripubblicata comunque su YouTube e su Facebook, su vari canali, così chi si è perso all'inizio la può riguardare tutta. Adesso facciamo un grandissimo saluto a tutti gli atleti che mi stanno supportando in questi giorni e sopportando, perché capisco che non è facile. E mi raccomando, ragazzi, seguiteci e così vedremo un pochino cosa si potrà fare in più rispetto già a oggi, no? Ogni giorno qualcosa in più, ogni giorno qualcosa di più. Ciao a tutti.